Ma io credo che questi 4 anni sofferti per tutti, per il cinema italiano, forse c'è, in un film c'è sempre un destino, non lo so, c'è che questa sofferenza, il Covid, abbiamo sofferto il Covid anche noi, l'unico che non ha sofferto il Covid e ancora tuttora io non riesco a prenderlo, sono io non ho mai preso il Covid. Man mano la troupe ha avuto problemi, io mi sono salvato e questo ha fatto sì che il film, come tutto il cinema italiano, mondiale, si è fermato. Al momento che abbiamo ripreso, non abbiamo guardato al futuro sfiduciati, ma anzi, ancora di più, sapevamo di avere, almeno per noi, insomma, la sensazione, un gioiello che dovevamo ancora continuare a coltivare. L'ultimo anno e mezzo è stato un lavoro ancora più straordinario dal punto di vista della sistemazione del film tecnologicamente e soprattutto le musiche, il doppiaggio e tutto, il doppiaggio che riguarda naturalmente la cosa italiana, ma soprattutto un dialogo con i francesi che quando hanno visto il montaggio definitivo, cioè questo un anno e mezzo fa, ci hanno dato una partecipazione emotiva e voglio ringraziare appunto il produttore Labbadì, voglio ringraziare Isabelle, lui, la Chammà, Silvia Chammà, che hanno creduto in questo film dal primo momento. E grazie a loro, insomma, siamo andati avanti. Ma qual era la domanda? Non ho capito. No, nel senso, va bene, l'abbiamo fatto.